Ah, c'è, dopo, c'è credo che Danilo Panca, il nostro portiere di fiducia, il nostro Albino, il nostro portiere. Albi, ciao, è pazzo, dalle 5 perché, della diretta, della diretta. Senza glutine, perché cavano i panini senza glutine? Aspetta che ti metto in viva voce, che non ti sento. I panini senza glutine ci sono? I panini senza glutine? Per stasera per i ragazzi, tengo due malati. Quanti sono? I malati no, sono tre i malati. I malati sono tre, invece quelli sani? Che li sani tutti sani, si mangiano pure un porco. Quanti sono? Una 7-8 persone. Allora, tre senza glutine vogliono. Sì. Va bene, dai. Tre senza glutine, ma li faccio al punto mio? Burger, faccio la cottura meglio. Sì, faccio come dice lei. Va bene. Ma io posso passare da lei adesso? Ma non so che devo andare, ma la posizione dove lo devo consegnare? Ah, quella posizione. L'indirizzo. Ah, mo te lo giro io. Va bene? Naturalmente devo venire in oretta. Sì, un'orina te lo do. Un'orina te lo do. Ok. Ciao. I panini senza gusto, per il cameraman. Ma è chiaro, c'è più. Basta. Ah, due sono i malati. Ok, andiamo, siamo pronti? Lo studio è pronto, va. Lo studio è pronto. Qua che c'è, ma c'è pure Mario, ciao Mario. Ehi, ciao, voglio. Come? Tutti pronti, tutti pronti. Siamo pronti. Chi è Albino? Albino, non lo vuole, tutti pronti, c'è pure Albino. Sono arrivato con la mascherina come è giusto che sia. Ah. Perché caso maledetto verso è pericoloso. E mo, no, quando andiamo in direzione lo dobbiamo togliere. Vabbè, comunque mi per comunque. Ah. Andiamo. Adesso lo sto dicendo. Ma tu sei un Giappone. Un Giappone? Hai visto il suo?
la nuova proposta. Si chiama Luca Gaudiano. Luca Gaudiano. Ha 29 anni, penso un po'. Ah, nuova proposta. Nuova proposta. Sì, ah, prima di esibirsi la canzone. Ah, ma siamo in onda, siamo in onda. Stavo guardando sui social, siamo in diretta sui social, su Globo TV, STV. Non ci facciamo mancare niente. Sulla Mezza Termina, se non vado errato. Stiamo trasmettendo anche noi, siamo a Sanremo. Ragazzi, siamo a casa perché. Per la che bel salotto, mi sento proprio a casa, disteso a terra. È come il salotto di casa nostra. Ah, c'è pure Albino, c'è Sacco. Certo che non c'è la noia dell'anno scorso. No, ma l'anno scorso a quest'ora saremmo stati proprio lì davanti l'Ariston. No, a quest'ora eravamo a cena e vedevamo il festival, diciamo, dal ristorante. Ma lo commentavamo. Ma la possibilità di farti il figo, noi eravamo dentro l'Ariston. Che devi fare? Ma lo sanno che noi non siamo mai entrati. Non iniziare. Abbiamo visto De Lontano. Allora, comunque prima abbiamo di... visto abbiamo visto De Lontano. Vabbè, indipendentemente io per un anno ho detto che noi eravamo lì. Allora, indipendentemente da come lo abbiamo visto, diciamo che invece quest'anno noi abbiamo portato Sanremo nella nostra città, Sanremo a modo nostro, con tantissimi ospiti in studio, rispettando le distanze di sicurezza. Intanto io presento i primi che sono qui in questo studio, che co-conducono. Però siccome sembra più un grande fratello che siamo a casa, lo programma. Cioè, praticamente il significato di questo programma, come voi siete a casa a guardare il festival, noi siamo qua a casa nostra e lo guardiamo insieme a voi. Esatto. È dove criticheremo tutti, Alberto. Tutto critichiamo. Ma pure positivamente, però. Critichiamo prima aiutiamo. Critiche costruttive. Gli opinionisti. Era critiche costruttive. Le critiche fanno crescere. Bravo. Ecco, si sono presentati da solo gli opinionisti della serata. Ce ne saranno altri, Albino e Francesco Sacco, che criticheranno, parleranno. Poi avremo anche i costumisti, avremo stilisti, avremo truccatore, musicisti. Abbiamo di tutto e di più. Che Sanremo quest'anno? Vi lasciamo un bel divertimento. Sì, ma dove? E mi raccomando, guardate le mani dentro. Sì, ma tu, sei qua, ma tu sei in questo studio, tu rimani qua con noi, capito? Certo che stai qui. Allora, noi comunque commentiamo, per esempio, Albino, noi stiamo guardando adesso il festival, tu di da casa questa chi cosa è questa vedi, che sta cantando adesso, scusa. Di cosa vedi, no? Ma questa che sta cantando chi è? Non lo so, credo sia uscita da qualche manga. Si chiama Elena Faggi. Elena Faggi. Una nuova proposta pure questa. Ecco, ma hai visto Fiorello che è uscito, alla prima uscita, vestita, ha cantato la canzone allora, Grazie Fiorello, di Fiore di Nilla Pizzi. In versione rivisitata, molto rock and roll. Me la sono persa. Si è persa, però guarda, lui è arrivato con un vestito all'Achille Lauro, pieno di fiori, allora pieno di fiori. Vai. Comunque in qualche modo recupereremo più tardi. Ma io mi domando, no, Francesco, tu che sei un critico musicale, uno che ne capisce, no? Allora, non mi piace definirmi così, però... Sei un critico, perché la musica tu la... Ma ti piace vedere il festival di Sanremo, la musica leggera? La musica leggera, perché tu l'anno scorso poi sei stato protagonista a Sanremo con Menzo. Ah, tanto per cominciare, se fai il critico non devi avere gusti, diciamo. Ovviamente da persona, da essere umano, perché alla fine pure io sono un essere umano. No, non pensavamo che fosse umano. No. Sto dicendo che sono una persona normale. Normale, vabbè. Cioè, è così, però... diciamo che ho dei gusti, però ovviamente nel momento in cui vado ad analizzare, a studiare, a criticare, tutto questo lo metto da parte. La musica leggera non è che mi piace, non l'ascolto quotidianamente, ma se mi devo occupare di Sanremo, occupiamone di Sanremo. Però tu l'anno scorso sei stato con noi a Sanremo, è stata la tua prima esperienza, quest'anno... Sì, ma io ero ogni sera ubriaco però. Vabbè, però quest'anno ci fa un po' strano essere qua, no? Vedercelo da casa, di solito a quest'ora ce lo stiamo vedendo... Io dopo 32 davanti, anni. Appunto, davanti a un piatto di linguine, allo scoglio, una roba del genere, no? Le bongo. Ecco, allora, vedendo... Arrivo a te, bongo, invece perché... Parla di bongo. Lo so, arrivo anche a Davino, però, Francesco, cioè quest'anno vedertelo da qui, guarda l'Ariston di fronte a noi, forse l'Ariston così da vicino non l'abbiamo mai visto. Non lo vedo così bene perché ho la telecamera, però... Guarda però, il look per esempio di questa prima ragazza, che ha ascoltato un po' la canzone. Credo sia uscita da Sailor Moon o qualcosa di simile. Non ho ascoltato la canzone perché abbiamo iniziato, stavo parlando. Si sentiva un po'. Posso discutere sul look ed è molto Sailor Moon. Molto guarda, gli unici fiori che ci sono a Sanremo
quest'anno, quest'anno vengono consegnate alle donne che si esibiscono. Certo, ma li porta Fiorello. Esatto, li porta, fa anche da Valletto Fiorello. Fiorello quest'anno, siccome la Rai ha fatto i tagli, Fiorello farà anche da Valletto, figurati. Infatti. C'è crisi. Però io volevo domandare ad Albino, Albino, tu che sei un critico pure musicale, fai musica. No, non è la tua. Sono critico. No. Ecco, già ho visto una cosa stasera a Sanremo all'Ariston. No, non lo so se è la televisione o no. Perché vedo che il parco è troppo scuro. No, a me è la televisione rossa, ci sono le luci, non lo so, però sì, a me, ma sono le luci rosse che fanno un po', insomma, non è più il colore bello chiaro, no, ma no, guarda, sono un mix, sono mix di cose. La televisione, non lo so, poi se è la televisione il riflesso, tu hai un occhio solo e tu dentro c'è l'età, tante cose, quindi ci pensiamo. E beh, però guarda, io dico una cosa, tu guarda i conduttori, fai dire ad Albino cosa vuole dire, perché è importante. Dico una cosa, ma guarda, lui che non mi ma fa guarda parlare, com'è brutto Sanremo senza l'aspettatore, senza l'aspettatore, bellissimo, senza l'aspettatore, c'è colui che aspetta praticamente. Albino, ma cosa ti è rimasto impresso? Credo ci sia un rapinatore sul palco. L'anno scorso mi è rimasta una cosa che io non ci credo ancora, è? Veramente è stata un'esperienza a 70 anni. Hai 70 anni, Albino. Però ti ricordi adesso ce n'ho 71. Albino, Albino, scusa, ma ti ricordi quando siamo partiti da qua? No, perché io, Francesco e Giovanni ce lo ricordiamo bene. L'anno scorso noi ci siamo messi sul furgone. E che ti ricordi che tu dormivi? Aspetta. Dormito, e cosa ha fatto Albino fra da quando è partito a quando? Fino a quando? A cantare. Quindi noi cantavamo. E se avete tenuto svegli che noi che dormivamo. Nonostante questo dormivi ugualmente. Grazie. No, è bello, Sanremo, diciamo, a parte dei scherzi, diciamo, però stanno Sanremo. Ma una cosa che ti ricordi, lo dobbiamo vedere. Oh, ho capito, ma cosa ti ricordi dall'anno scorso, la cosa più bella che hai fatto a Sanremo l'anno scorso? Che ho fatto a Sanremo così ma bella. Però rivolgiti a cosa, specialmente stare vicino all'Ariston. Questa è stata, per me è stata un'esperienza, una cosa che mi piaceva nei cani, stare vicino di fronte all'Ariston. Vicino all'Ariston. Vicino. Dentro no, non ci può, non sono ci ansioso, però di fronte a due mura. Ma cosa ti ricordi, per esempio, tu hai condotto con la rassegna stampa da Sanremo con Francesco. Come ti sei trovato con questo partner? Petting. Mi sono trovato benissimo con Francesco, veramente, perché insomma Francesco è pure un po' eri nel cuore. Come? No, giuro che non sto capendo. Facciamo un ragazzo morire, facciamo un po'. Comico. No, vuol dire qualcosa. È un po'. Ironico, Francesco. Ironico. Sembra che abbia un. Ma invece possiamo salutare gli altri che no, noi dobbiamo salutare perché qua ci siamo scatenati, ma per esempio. Salutiamo tutti gli amici di Amamezia, salutiamo il nostro direttore Tonino. Sì. Giusto. E poi oltre a Tonino devi salutare anche Giussi Cuda, che è il direttore di STV, perché siamo su due televisioni. Come si chiama? Giussi Cuda. Giussi Cuda. No! Aspetta, allora prendi fiato, che intanto da casa diciamo chi è che stiamo guardando, si chiama Vincola, Simona Vincola, e la canzone è appunto Gol. Sì, però se noi la sentiamo, la canzone. Che capisci? Adesso la sentiamo. Ah, allora, dobbiamo sentire un pochino. Io mi stavo interrogando proprio questa cosa. Eccola qua. Però se noi la sentiamo, come giudichiamo? Allora, scusa, ascolta un attimo, dai. Così di getto, cosa ne pensi di getto? Vai, aspetta. Perché è la canzone, perché è aspetta, ascolta. E rocchiamo. Com'è la canzone? Perché è rocchiamo. E rocchiamo. E rocchiamo. Perché c'è una canzone che è difficile. E infatti questa, guarda, questa fa anche gol, guarda, sei più allegro. Però io mi posso alzare perché sono stanco, io a casa faccio quello che voglio. Ti vuoi alzare perché sei stanco. Vabbè, comunque si è orecchiabile veramente. Oh, quanto dobbiamo stare qua? 2 ore. A parte Giussi Cuda, noi intanto riportate un paio di pantofole per favore. Non è giusto, scusa. Ricordiamo che questo programma, questa diretta tanto c'è il parquet.
Sono proprio tra luce e vino. Domani sera c'è già. E dov'è il vino? Perché è giusto che, dato che siamo in diretta, siamo a Sanremo a modo nostro. Mi dovete scusare se siamo vestiti così. No, io sono vestita bene. No, ecco, ma siamo a casa. Maria Chiara è vestita bene. Siamo in casa, ma domani ci veniamo con la cravatta. No, ecco, a casa, quando ti ospita a casa, vai in cravatta. Ci vuole. No, però ne vedono. Chi ti vede? Ne vedo tutta la cravatta. Sicuro? Secondo me non ne vede nessuno. Senti, allora, Albino, questo volevo... cantante, sai come si chiama? Folcast. Folcast. Allora, stavamo dicendo... C'è il maestro Rodrigo. Stavamo dicendo chi che... Chi è, scusa, chi è il maestro Rodrigo? Rodrigo De Rasmo. Maestro musicale. Bravo, è stato bravo. Allora, dobbiamo fare dei saluti, Giovanni, perché dobbiamo dire intanto questo programma dove lo possono guardare. Lo possono guardare. Perché stai cosato, eh? Sul 112, quindi STV. 628 Globo TV, trovate questa diretta anche sui social di Globo TV e di STV e Lamezia in strada, quindi questi tre canali social, per cui siamo dovunque. Però, il telefono, io non ricordo il numero di telefono, però non me lo dovete qua, dare o segnare o suggerire. Ci potete chiamare oppure videochiamare con WhatsApp e andrete in diretta ecco, con noi. Il numero di telefono è in sovraimpressione, quindi lo vedete. Posso aprire una parentesi musicale così diamo un attimo un tocco, facciamo finta che siamo qui a parlare di musica. Il direttore d'orchestra è Rodrigo De Rasmo, che l'anno scorso, oltre a dirigere l'orchestra durante l'esibizione del vincitore Diodato, ha composto quel brano, ossia Fai rumore. Esatto. Quindi abbiamo già... L'anno scorso c'è stata una faida tra quei paesi, ti ricordi? Perché io ero più per Gabbani, pensavo vincesse lui, invece tu hai detto Diodato ed effettivamente ha vinto Diodato, che comunque è stata una gran bella canzone. Comunque. Però ascoltiamo... Guarda, questo è l'Ariston in questo momento. Guardate com'è vuoto. Quante persone l'anno scorso c'erano... lì davanti non c'è neanche una persona, è triste vedere un Sanremo fuori così, molto triste. Questo davanti all'Ariston non c'è nessuno, cioè veramente fa impressione. Quest'anno, tra le varie anticipazioni che abbiamo già dato, non ci sarà il dopo festival, quindi comunque quest'anno poi il festival finirà alle 2, non sappiamo poi quanto sono previste, 5 ore di diretta, però senza dopo festival. Albi? Senza dopo festival, non c'è il dopo festival. Secondo me non c'è. Guarda, io era rientrato perché ha visto l'Ariston e già lui. Secondo me era tornato a viaggiare. Se come andavo io, ti dico la verità, dicevo bene, meglio, diciamo, lo hanno fatto perché per diciamo, dare un po' di sorriso alla gente dopo questa pandemia che c'è, no? Però vedere, giustamente come ha detto Giovanni, vedere un Sanremo, non ci vuol dire che ha 71 anni. Tua. Tu quanti anni hai? 71 anni, c'ha l'età. Cioè 71 anni fa, 71 anni fa. Sì, la prima edizione era 51. Uscivi tu. Dalla porta dove sono uscito. Era tutto scritto, che poi saresti diventato un cantastore. La cicogna. La cicogna. E qui chiudiamo parentesi perché stavo vedendo. Stavi vedendo bene. Vedere Sanremo così, diciamo, un po' di tristezza, veramente, perché di vero, mi ricordo, l'anno scorso è stata una cosa che non potevi camminare. Pensi che io ho fatto, quest'anno era il 33esimo festival che facevo io. Speriamo che non ci hanno qualcuno ha trovato delle immagini mie di 32 anni fa, il mio primo Sanremo, che lo vinsero i Pooh. E non... dalla regia suggeriscono gli anni di Cristo, in effetti. Dalla regia suggeriscono. Sì, sì, no, è vero, ma ti stavo dicendo. Con quale canzone vinsero all'epoca? Uomini soli. Non si piaceva all'epoca, mi ricordo all'Arso, quell'anno solo. Non a proposito di fatto Cristo, Dio delle città, no? Bravo, quella là. Da Cristo a Dio delle città. Quella è un'interpretazione di Uomini soli, da parte di un nostro telespettatore meraviglioso. Ci sarà un'interpretazione di Uomini soli. Di Uomini soli, perché ci sarà in studio magari qua. È un pullover, chiamiamo un pullover. Si chiamano pullover i fan dei Pooh. Se c'era De Sando qua, che lui è un critico, diciamo un estimatore dei Pooh.
No, si chiamano pulle. Si chiamano pulle. Beh, è un gioco di parole. Non lo sapevo questo. Sì, io ho scoperto. Ma non sapevo proprio se esistessero fan dei Pooh. Come? No, è pieno di fan dei Pooh tutto il mondo. Sto c'è scherzando. Un attimo di confusione. Ma ne senti? Ti sentono a casa? No. E che cambi sentiamo lungo a casa? Vabbè, sei proprio arretrato. Fai proprio schifo. Ti volevi sentire amplificato? Non mi sentire nuova voce. Se avessi delle cuffie la sentiresti. Ah, la sentirei. Allora, comunque sì. È già in gara la prima tranche, diciamo, delle nuove proposte. È già finita, quindi hanno cantato in quattro, adesso ci sarà il televoto, perché da casa chiaramente decideranno. E verrà eliminato subito uno dei quattro? Come funziona? Dovrebbe essere così. Non ci siamo aggiornati. Non c'è nessuno che sappia il regolamento stagno. Il regolamento COVID lo so. Che nessuno può circolare sul corso di Sanremo, tutto chiuso. Vabbè, dalle 18 alle 7 del mattino, tutti i ristoranti chiusi dopo le 18, coprifuoco anticipato, molti alberghi chiusi, solo 3 o 4 sono aperti, che sono quelli dove stanno gli artisti. Non è accessibile ai giornalisti se non accreditati. Figurati che l'anno scorso erano accreditati oltre 2.500 giornalisti, quest'anno solo 80, che sono solo quelli della RAI, praticamente molto esclusi della RAI anche. Perciò è veramente triste questo Sanremo. Perché triste. Poi tu l'hai vissuto, Francesco, Maria, sì. Chiara, Albino. Il Sanremo vero, poi, oltre a quello che voi vedete da casa, era fuori dall'Ariston, no? Sì. Con la musica da anche la sera. La sera fino alle 5 del mattino, alle 6, che tu sei imbriato. Sì. Devo dire che a Sanremo ho bevuto il peggior white Russian della mia vita. A diglielo ad Albino, che cos'è? Perché... L'hai pagato 12 euro. L'hai bevuto, l'asce. Sì. Hai detto, mo. Non l'hai mai assaggiato? Te lo farò assaggiare. Comunque, lascio. Posso dirvi com'era che... Com'era bello però, no? Ne manca da vedere, ti ricordo. Posso com'era dirvi che... Partiamo, Giovanni avanti, ne c'è da strada. Io dormivo perché ero ubriaco della sera prima. E dove andiamo? Andiamo a rubare, prendiamo un cappuccino, un caffè, com'era bello. E chi pagava il bene? Pagava il nostro editore, Giovanni De Grazia. Chi pagava? Vorrei ben vedere. Ma io ho tanti aneddoti riguardo questa cosa. Bravo, qua. Comunque, io per la gioia di Francesco, sai chi c'è stasera lì, ospite, al festival? Ci sarà Diodato. Fai rumore, canterà. Però guarda, io sto guardando Adam Leo, se no con Fioreddo, su Bravi. Però non li vedo proprio come da grinta, bella allegra, poveda, perché è la mancanza del pubblico, è il pubblico ti dà una forza enorme, esatto. Sì. Il successo te lo dai il pubblico. Sì, però no, siccome stiamo annoiando a casa, no, facciamo qualcos'altro, abbiamo qualcosa in scaletta, fatemi sapere voi autori. Perfetto. Perché... Allora, già c'è arrivato il primo messaggio, perché sui social è arrivata, sui social stanno seguendo la nostra diretta, quindi vi ricordiamo STV, Globo TV e La Mezza in Strada, la diretta di Sanremo a Modo Nostro, e ci dicono. Abbiamo già messaggi. Da Fortunato, salutiamo Fortunato, Buccinà dice: siete grandi, un abbraccio ad Albino. Vogliamo sapere cosa ne pensa delle nuove proposte? Allora, un pensiero sintetico su sulle queste nuove proposte. Ma io guarda, io ne ho le proposte. Quelle che abbiamo visto. Quelle che hai visto adesso. Dilla tua. Guarda, io già ho visto due cantanti giovani, sono bravi, la verità, sono bravissimi. Quindi veramente. Hai sentito qualcosa? Perché poi, come si dice, proposte giovani, larga ai giovani, no? Sono bravi, ci mancherebbe altro. Sei positivo, grazie il messaggio. Sei positivo su questi nuovi propositi. Non voglio essere tra i quattro, secondo te, chi ha più possibilità? Guarda, di superare il prima, se quello non lo so, se credo che tengo pallone di mano. Ah, quello col pallone. Comunque vediamo. Diciamo, cosa ti è piaciuto? Hai il mood del brano. A lui è piaciuto Avincola. Avincola, quello col pallone in mano. Quello che dice lui. Francesco, io lo so che a te ti piacciono le canzoni americane, tedesche, inglesi. Ma non è vero. Non è vero. Non sei super, diciamo, la canzone di musica leggera, capito? Okay. Però la regia ci suggerisce il Festival di Santo Teodoro. Di che si tratta, cara Maria Chiara? Il Festival di Santo Teodoro. Sì, di Santo Teodoro. In onore a te, In onore a me.
Eh sì, dai, pensa un po' perché, dai, secondo te perché? Santo Dio, l'abbiamo chiamato così. Lo sai perché l'abbiamo chiamato, diciamo, Sanremo di San Teodoro, perché San Teodoro è una... No, Sanremo, San Teodoro. San Teodoro è un paesino, diciamo, vecchio, che si dice, di calcio vecchio, no? Ed è bello, hanno detto una cosa bella, come no? La gente da San Teodoro che la saluta tutti, tutti gli amici. Però miei, non ho capito che stai guardando mentre io devo guardare. Ma guarda la telecamera, no, non è che devi guardare te. E poi la telecamera devi guardare, poi guarda la, in casa, la seconda, la terza, guarda, guarda in casa. Avevamo telecamere, cosa sapevo manco dovevamo guardare. Che idea? Ah, sì. A volte quella. Andiamo questo, San Teodoro. Vabbè, io faccio in diretta. Sapevo, senti, guarda. Io faccio in diretta una cosa, no? Visto che siamo a casa e giustamente la regia, io volevo intanto ringraziare, e che qua non me lo apre più, comunque se mi mandate il post di Lamezia Terminal, perché che sapete che tutta la parte satirica, no? Come c'è la Jalappas, noi abbiamo sulla Lamezia Terminal, sul territorio calabrese, Lamezia Terminal, che qualsiasi papera noi facciamo praticamente ce la spiattella e quindi noi diventiamo famosi, anche tu sei quindi famosissimo sui social grazie alla Lamezia Terminal. Allora è famoso con i piattelli sempre famoso, certo, ci vuole se. Con i piattelli un poco di, allora, non ho capito, io devo spiegare che sarebbe I piatteri. Allora devo spiegare che cos'è questo Santo Teodoro Festival, qualcosa. No? È il Festival della Musica Lametina. Ovviamente ci teniamo a precisare trash. Tu sai, aspetta, fammi finire. Sai cos'è il trash, Albi? Trash. Il Festival della Musica Trash. Trascinata l'hanno buttata a San Teodoro, non lo so. Guarda in casa, ora dice datemi una mano, allora è il Festival, sì, esatto, è il Festival della Musica Trash, trascinata, tu hai detto, e vabbè, potrebbe essere anche così. E vabbè. La musica è strana, allora, la musica. Perché San Teodoro, sai, San Teodoro c'ha un nome, San Teodoro. No, aspetta, però non abbiamo finito. Aspetta che spieghiamo da casa. Allora, è la prima edizione questa del personalissimo Festival della Canzone Trash Lametina, e i partecipanti con le loro esibizioni in realtà non hanno inviato alcuna richiesta di partecipazione. Quindi, cioè, tutto è museo. Esatto. Chi vuole venga qui e si esibisce. E quindi sono stati brutalmente selezionati dal nostro team di esperti. Ma scusatevi, team di esperti. Team di esperti, perdonatemi, ma lui non partecipa al Festival di Sanremo. No, lui è il super ospite. Scusate, non ero informato. Allora, stasera io vi ricordo anche che ci sono le prime 6 esibizioni. Domani altre 6, quindi grazie alla regia che mi suggerisce, che non sono brava con la matematica, 12 totali. Era difficile, no, mi scrivono 12 totali. I 12 bigli di Santo Teodoro. Stasera avremo Albino, tra l'altro, Malbino, con il brano Luna. Ma partecipo pure il super ospite, Albino. Che caro, non la penso male. No. Ma in difficoltà. No. Sì. Te l'ho detto da adesso, giuro, che io per la musica leggera negato. Albino, guarda, tu la sai, tu la sai questa Luna mezzo o mare, ti ricordi? Ma se io conoscere la Luna mezzo o mare, mamma mia mi ammare, bravo, è questa, bravo. Però va detta una cosa, ora, da quanto tempo fai il cantastorie nella rassegna stampa? Quanti anni? È parecchio, sono quasi parecchio. 14 anni. Tu ti rendi conto che da 14 anni? Che da 14 anni sono sempre le canzoni. Tu fai le stesse 10 canzoni. E quando ti conosco dico, senti, no, devi ampliare il tuo repertorio. Tu per questo non sei arrivato lontano, perché ti sei adagiato su quel repertorio. Dovevi studiare, ampliare le tue orizzonti. Francesco, adesso io ti devo dire una cosa. Dimmi. Io canto queste canzoni perché mi sono imparato queste. Ma potevi impararne altre, no? Però tu, un cantante che ha fatto 50 anni di carriera come Albano e come Gianni Morandi, Cialentano, tu mi devi dire quale canzone tu senti in televisione.
canta al bar, felicità. Però mi sa manco felicità, no, però ha ragione, no, no, esatto, ha ragione, almeno ti vuole dire con tutto ciò che hanno fatto centinaia di pezzi, quale si è sentito le viste. Però posso dire una cosa, scusate, io vi devo richiamare Alvino. Aspetta, Alvino, mettete un peperoncino ad Alvino, no, peperoncino no, allora perché... aspetta, ti volevo dire una cosa, guarda lì, guarda lo schermo, guarda là, aspetta, guarda lo schermo, sta arrivando adesso dalla regia, arrivano le prime due esibizioni, i primi due video, guarda, vai. Guarda, Io Matruda con la canzone Io per lei dei Camaleonti. Ma uno dei 12 lui. Uno dei 12. Che ha partecipato. Adesso c'è la seconda esibizione. Vediamo chi si esibisce. Albino, guarda lo schermo piccolino. Guarda, guarda, guarda. È meglio morire, guarda. Meglio ridere. La luna a mezzo mare, mamma mia, mamma ridare, figlia mia chi da dare, mamma mia pensaci tu, siete ogni un muratore, il tuo bene se fa cazzo la mano te, se ci pia la fantasia mi cazzo la stagiola mia, oh mamma mi voglio marità. Oh mamma, ti voglio marità. Oh mamma, ti voglio marità. Ma è già finita, io la volevo ascoltare. Mi batto le mani mie io stesso. È stata una cosa di... Sai cos'è stata un'esibizione così tagliata sul più bello? Un coitus interruptus. Ma no, guarda. Beh, facciamolo, vai. Vediamo qua. Sì, vai.
Ma questa cosa che si interrompe così, non lo so. Fra, cos'è che è questa cosa che si interrompe? Vediamo qua. Sì, certo. Lo dice lui, l'ha allora, appena detto. Allora, si è interrotto. Dillo com'è. Coitus interruptus. È andato a voi. Ma che lo stai apposta o si sta... No, 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 no. È che... va così. Ma si cade per meno quel giorno. Un cane, ma come si vede, non capisco. Vabbè, no, ma non sei vecchio, dai, te li porti bene. Ma aspetta, ma... Bene. Chi ha detto che è nuovo e giù? Abbiamo solo detto che te li porti bene. Grazie, cioè, grazie. Sei grazie. Comunque grandicello. Ma voi mi assettate, a me mi sarete giù. Allora, siccome noi siamo in uno show, no? Anche un po' uno show. No, io stavo seguendo qua in diretta anche sui social, che sì. Sul Globo TV non si vede. Comunque questa cosa di vedersi lì poi su STV sta vedendo. Lo sta mandando in paranoia, bellissimo. STV, questo cortocircuito ti sta facendo... Però non era meglio in diretta. Si vede? Forse il telefono vecchio è meglio. Allora, anche in diretta. Telefono vecchio, ho capito. Sicuro, però facciamo una canzone nuova. La fai tu. Allora, siccome Albino, io non riesco a aiutatemi. Allora, Albino, siccome abbiamo tantissimi ospiti che devono venire qua, usare, no? Signora. Tu ti alzi? Sei meglio. Perché? E si svagano poco. Ah, beh, ok. Quale ospite allora, vediamo chi aspetta. Ci sarà. Chissà chi sarà il primo ospite stasera. Lo chissà saluto, se è arrivato più che altro il primo ospite stasera. Adesso vediamo. È arrivato? Chi è? Chi è? Vediamo, sì, se sta entrando adesso. Non è Renato. Ma pure Renato avete invitato. Speriamo che sia venuto in compagnia, perché da solo non è che funziona tanto Renato, Ah, Renato Grandinetti, che dovrebbe essere qua, allora, che come funziona Albino? Lo faccio accomodare. Bene, dovete andare voi, pure Albino, vado a farmi una birra. Tutte e due, abbiamo due ospiti, per favore. Allora, ci vediamo tra pochissimo. Non dobbiamo fare semplamenti. Assolutamente. Semplamenti. Non bisogna fare semplamenti. Allora, due vengono, però... Il disinfettante, se me lo date, io spruzzo intanto sulle vostre sedute, no? No, tu alzi. No, tu no, tu c'hai il tuo microfono. Ah, vai. Vabbè, ti dai ieri. È onore che tengo il tuo microfono. Vai. Vai. Questo allora, viene come lo lasciamo. Vai, Albe. Grazie. Fai pulisci. Ok. Bravo, mettimelo qua così. Bravo. Ce l'ho. Allora, i prossimi ospiti che saranno di questa pazza serata, prima puntata, andremo in onda, posso parlare, non ci capisci niente. Andremo in onda tutte le sere fino a sabato. A sabato finiremo tardissimo perché arriveremo fino alla finale, chi vincerà il Festival di Sanremo. Ci seguiremo il Festival qui da casa nostra. Ma devo dire che le iniziative sono state tante in questo periodo, cara Maria Chiara. Renato, per esempio, su STV ha fatto una bella iniziativa, no? Sì, certo. Ha fatto il Sanremo calabrese. Sì. E devo dire che ha funzionato. Però, a Renato lo conosciamo benissimo, no? Sì. Però quest'anno, sì. E poi è un intuitivo lui, non è che è fisso. Ha avuto l'intuito di avere una spalla bella, brava. Ma perché tu non hai una spalla bella, brava, lei tre metri da te. Dopo tanti anni io guarda, mi sento trattata così, vabbè guardi, perdono. Però facciamo entrare Renato alla sua Claudia. Che conducono ogni domenica qua, accomodati nel salotto. Potete Claudia, fare anche vai, live, vai. Diciamo, senza problemi. Allora, Renato, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti quelli che ci seguono. Quelli che ci seguono, speriamo tanti, ma penso pochi, sì, perché ci sono. Quello che avete organizzato. Insomma, io non so quello che devo dire perché hanno organizzato tutti i ragazzi, perciò io sono in un salotto seduto. Allora, vabbè, intanto io vorrei ascoltare quello che stanno dicendo Fiorello e Amadeus, perché così cerchiamo di capirlo anche da qui, però avete dato un'occhiata di là, no? Un po' state seguendo come sta andando il festival per il momento, no? Ci sono state le esibizioni delle prime quattro nuove giovani proposte, le nuove proposte, e Fiorello ha iniziato, così ha introdotto questa 71esima edizione coperto di fiori con questo mantello molto elisabettiano, no? Quasi proprio all'inglese. Con grazie dei fiori. Grazie no? dei fiori, una canzone storica per il Festival di Sanremo. Allora Renato, tu sei stato lì qualche anno fa a Sanremo, non che l'anno scorso? No, Renato è già da parecchi anni. Quanti Sanremo ti sei fatto, Renato?
forse due, tre, sì. Quattro Sanremo, sì, sì, quattro Sanremo. Ecco. Perciò insomma ormai hai capito come funziona là. Ecco, allora da una prima così, una prima impressione su Sanremo quest'anno, secondo te, da quello che stiamo vedendo noi da qua, ma l'hai visto anche tu, qual è? L'impressione sicuramente è positiva, anche perché ci sono due grandi che conducono, che rispondono al nome di Amadeus e di Fiorello, quindi non hanno bisogno di una presentazione. E io credo, sì, che faccio? Continua allora, tanto. Io ritengo che avendo questi due personaggi che veramente sono di livello altissimo, il Sanremo avrà un successo come del resto è stato l'anno scorso, dove Amadeus, se non ricordo male, si era inventato un Sanremo con tantissime donne. Io non lo so se sono la stessa cosa. No, ci saranno anche tante donne quest'anno, devo dire. Una serata, ma ci saranno tante donne. Però quello che ti voglio dire, al di là del Sanremo, del festival, insomma tu hai vissuto Sanremo all'esterno, perché poi noi vediamo Sanremo all'Ariston, no? Vediamo Sanremo all'Ariston, ma tu sai benissimo che il Sanremo è molto fuori, no? Con tanti giornalisti, oltre 2500 giornalisti accreditati, quest'anno solo 80, insomma gente, abbiamo visto le immagini, non c'è nessuno in giro, insomma sembra un po' triste questa cosa, no? Assolutamente sì, ed è ancora più triste, lo dicevamo qualche giorno fa anche con te in un'intervista che abbiamo realizzato nei tuoi studi, che praticamente limitare il numero dei presenti, in modo particolare dei giornalisti, è chiaro che non è una cosa bella. Noi stessi, non avendo accrediti, abbiamo rinunciato, nonostante quello che sappiamo, di poterci... Ecco, scusate, io non voglio interrompervi, però c'è il vincitore dell'anno scorso, in questo momento, se ci mettono la mascherina, magari vediamo pure noi da qua a casa. Ecco. Sentiamo Diodato che ha vinto l'anno scorso con la canzone Renato, ti ricordi? Fai rumore, no? Che è stata poi trasmessa, la fortuna delle canzoni più trasmesse. Sì, che tutti puntavano sul Gabbano l'anno scorso, ecco in questo momento. I famosi selfie per la stampa. Quella grande emozione, riascoltare insieme a voi la canzone che ha vinto l'ultimo festival. Ecco, ascoltiamola. Con Fai rumore. Diodato! Che bel pezzo! Comunque. Questo pezzo è stato all'inizio, non si era capito bene, poi ha avuto questa esplosione durante l'anno che ancora è sulle classifiche ancora anche mondiale, devo dire. Fantastico. Che non dovrei pensare. Scritto e diretto da Rodrigo D'Erasmo, che prima diceva Francesco, no? Direttore d'orchestra era Rodrigo D'Erasmo, se non mi sbaglio. Mi dicono di sì. Forse questo temporale. Però no, questo è un pezzo da ballare. È un pezzo da ballare. Ma siamo a casa, siamo in una casa. Claudia, balliamo. Ma non possiamo farlo. Ma siamo a casa, per favore, sentite la casa. Filippi, guarda tu lì e Claudia da qua. Non ci possiamo avvicinare. Come fanno gli amici. Così fanno gli amici. Ma non c'è gusto. Così, così. Giovanni, continua così. Che sentiamoci. Ecco, no, ma questo è il momento più. Questo dovrebbe essere quello più forte. È bello. No. Non lo posso. No. Andato là ad avvicinarmi per invitarla, però sapevo che delle distanze. Guarda, non mi ha mai invitato a ballare. Dopo sei anni con lui, ho preso un tesserino, quindi sono diventata giornalista, ho fatto il mio praticante. Sono stata lì a Sanremo dopo sei anni, adesso Claudia a te invita. Ma perché la, ma se Claudia è l'ospite. No, è l'ospite della serata. Vabbè, dai, scusa, ci sta, no? Comunque è un gran bel pezzo questo, eh? Molto, molto. Questo è uno dei pezzi che rimarrà nella storia, nei famosi pezzi, come tanti pezzi di Sanremo, che non verrà dimenticato facilmente. Sì, perché è bello. È vero che negli anni c'è stata un po' la cosa che chi vinceva il festival adesso, no? Sì, ci sono. Si perdevano. Questo è un bel pezzo. Sì, invece lui no, devo dire. Ma poi ha uno stile unico, tra l'altro. Allora, non so se posso parlare o se... Vai. Allora, intanto io penso che voi vi
siete giustamente soffermati su quelli che sono i brani, perché Sanremo poi effettivamente il fascino di Sanremo sono i brani, poi chi vincerà, chi evidentemente arriverà in finale. Però una cosa l'avete già toccata di Sanremo, me la faceva notare prima di entrare la nostra Claudia. Voi sapete quanto guadagnano questi personaggi per una sera? Fioretto, scusatemi se allora, tocco Amadeus questa... Amadeus 600.000 euro. Una barca di soldi. Invece Fiorello 300.000 euro. Ma non è il caso anche di parlare di questo? Scusate, considerate che noi non siamo niente rispetto a loro, però stiamo toccando veramente dei livelli bassissimi. Chi meglio di Giovanni mi può capire? Sono d'accordo per le cifre, che in questo periodo pandemico, che insomma la crisi sappiamo com'è, c'è gente che sta morendo di fame, ecco. Però sarebbe bello che loro prendessero questi soldi, metà almeno in beneficenza. Aspetta e spera. Aspetta. Dico la mia, che non ha nessun valore, perché insomma in questo periodo, però ci vuole anche un po' di, vedi, queste serate. Assolutamente, io sono d'accordo, infatti lo un sorriso. Il fatto dei cachet mi sembra un po' esagerato, in questo periodo, esageratissimo. Dello stipendio che hanno preso per 5 serate tutti i personaggi che hanno fatto parte del Sanremo. E io sto guardando Sanremo perché tu, ti ringrazio, ringrazio anche te, mi avete ospitato, se no io mi ero ripromessa che Sanremo non l'avrei mai visto, proprio per il motivo che mi sembra abbastanza vergognoso che in un periodo del però, genere... Però Claudio, devo dire una cosa, Sanremo è sempre criticato, però è sempre quello che fa i dati auto più alti. Però in questo momento... È il momento, però ci vuole anche il sorriso. Dovevano già impostare, se volevano fare Sanremo, un importo per la donazione. Già dovevano dire tutti i partecipanti che avrebbero donato un tot per questa situazione. Cosa che ancora non hanno fatto. Ma non dimenticare che ieri sera è finito Grande Fratello. Non è che le cifre là sono di meno. Oh, allora scusate, la prima ad esibirsi adesso dei big Arisa. Guardate Arisa. Che... Ma io, la mia cara amica Arisa. Allora, noi dobbiamo fare il tifo, scusami Maria, per Arisa, perché è una che fa il tifo per un nostro calabrese. Certo, certo. Non voglio... Raffaele Renda, vero? Raffaele. È la sua coach. Allora ascoltiamo veramente il pezzo di Arisa, perché vediamo se compete con gli altri. Scritto, è stato scritto, se non mi sbaglio, il pezzo di Arisa. Te lo dico subito, guarda, perché io faccio tutto live. Sì. Tanto adesso lo dicono. Da Gigi D'Alessio. Sì. Esatto. Un pezzo di Gigi D'Alessio, esatto. Vabbè, adesso c'è la pubblicità e poi arriva Risa. Allora pubblicità. Pubblicità alla RAI, no a noi. No, perché vedevo. C'è pubblicità. Vi chiedo scusa, ma intanto mi consentite, l'ha già fatto Claudia nel ringraziarvi per questa ospitalità, di farvi i complimenti per quello che state facendo, perché in un periodo come questo è difficilissimo. Noi lo facciamo in quella che è la nostra emittente STV, e quindi dove stai andando in onda pure adesso? Dove stiamo andando in onda anche adesso, e sapete che è veramente difficile organizzare il tutto difficile. E quindi chiaramente so anche che tu non ne prendi 50.000 ma ne prendi 25.000 di euro per quello che la cifra, perché non lo dico la cifra. Per cui non ti lamentare. Vabbè, a parte gli scherzi, ringrazio voi, però datemi la possibilità anche di abbracciare forte chi vedo di fronte a me, a Pietruccio Rossi. E stasera il mio regista ce l'ho proprio di fronte, e quindi lo ma abbraccio. Ma guarda che tu hai tutto il tuo staff qua. Lo so. Ma io infatti stavo cominciando, a sinistra c'ho il grande sono Paolo, sempre le stesse persone che girano. Lo rivedo con immenso piacere. Da quella parte c'è Antonio e questi ragazzi lo fanno veramente con passione. Lo so, c'è da dire che adesso stanno andando in onda le immagini del tuo Sanremo calabrese. Sì, eccolo lì. Che ha avuto grandissimo successo. Salutare anche Marco Cimino, sì, la Donatella che ci ha accolto in questo studio. Voglio fare una domanda a Claudia. Claudia, intanto io seguo i social qua, le dirette, la diretta va tutto bene. Insomma, tu sei entrata in questo mondo televisivo da quest'anno? Sì, sì, è pochissimo. E quando sono entrata io, dopodiché c'è stata la pandemia, quindi non vorrei dire... No, la pandemia... Guarda, io mi sono messa i cornetti, se vuoi stasera un gesto scaramantico... Però... che mi sta passando Renato, perché ogni volta io so che lui ognuno ci tiene. Gesti, però sei entrata in silenzio, piano, però ho visto che hai preso confidenza con lo schermo televisivo e col microfono. Lentamente. Ti vedo sempre più a tuo agio nel condurre, domare Renato.
prenderlo in giro, metterlo in imbarazzo, metterlo in difficoltà con lo spagnolo, non so se hai visto qualche So che lo prendo in giro per spagnolo, portoghese, giusto? No, spagnolo. Però lui perché tu non sei italiano. No, io sono dell'America Latina. L'America Latina, di io dove? Sono peruviana. Peruviana, sì. Sono arrivata qui che avevo 7 anni e ho vissuto sempre a Lamezia, quindi ormai è una cosa per me lontana, anche se. Però vai in Perù ogni tanto, non sei mai andata in Perù? No, avevo. Ma c'hai dei parenti in Perù? Sì, ho dei parenti, almeno penso, non lo so perché non ne ho notizie. Non tocchiamo questo tasto. Lasciamo stare. Io l'ultima volta che sono andata nel mio paese avevo 12 anni, dopodiché basta, è finita. Poi ormai sei italiana a tutti gli effetti. Sì, sì, tornerò sicuramente perché comunque è bello, a prescindere dalla gente. È bellissimo. No, ma anche la gente è bella. Poi il bello e il brutto. Io parlo della mia famiglia. Ma lei ha un altro sogno. Ah, quale? Qual è? Il Sanremo peruviano. Ah, ma magari l'altro anno potrai venire a Sanremo con Renato se è giusto tutto. Sanremo mi è stato proposto da Renato l'anno scorso e mi sono pentita di non averlo fatto perché poi ci ritroviamo quest'anno che non possiamo fare niente. Guarda, è un'atmosfera che so solo chi lo vive. Sì. Io e Renato, sai che succede ogni anno? Che andiamo a Sanremo, ci incontriamo, poi siamo a Sanremo, siamo sempre insieme, no? Lui fa le sue dirette, io faccio le mie e ci raccontiamo sempre. Quest'anno è l'ultima volta che vengo. Poi puntualmente ritorniamo, se è così, è come in Mal d'Africa Sanremo, se ci vai una volta ci puoi andare sempre. Anche lei, no? Venne la prima volta e è sempre venuta. Anche Regina, perché lui voleva la straniera in televisione. Io avevo già Regina, a lui invidioso si è preso te. Però ha fatto un buon acquisto. È riuscito. No, ma ha ragione, Sanremo ha veramente un fascino particolare. Io lo posso confermare anche perché tu hai fatto tanti nomi, faccio il nome anche di mia figlia Vanessa. Certo. Che è venuta tutti gli anni con noi. Quest'anno è di una tristezza. No, ma pure io. C'è questa salita su a Sanremo, l'ha veramente resa. Comunque triste. Posso dire una cosa? Io ricordo, ecco, ascoltiamo intanto l'esibizione di. Una delle esibizioni del Sanremo Calabrese che avete condotto qualche giorno fa, sentiamo. Ma questa. Elena, scusa. Questo è il nostro Sanremo. Sì, ma sta qui, stendo via. Allora, intanto. Guarda che ci facciamo mancare. No. Intanto diciamo che questi 17 che sono stati evidentemente selezionati. Perché poi della mamma cosa che si è interessata. Sì, ascoltiamolo un attimo. Sì, per il meglio ma la cacciamo, Lena. Lena. Ma se ci sta guardando, poverina, non è no, che. No, per l'amor di Dio. Poi sì. Quando uno cazzo vuole divertire, al di là si sa che chi viene qua insomma allora, si diverte. Ti stavo dicendo, è stato un lavoro che ha fatto per intero, gliene do atto e lo voglio sottolineare, la nostra Claudia che evidentemente ha selezionato 17 tra quelli che poi si sono iscritti per poter fare questo Sanremo Calabrese. No, ma al di là, al di là di chi uno si diverte, quando canta si diverte, io non so cantare neanche, tu non sai cantare. Cioè uno quando va a cazzo vuole divertire. Certo, lo spirito facciamo, deve essere quello. Non certo che noi possiamo portare i grossi professionali, non certo siamo assolutamente noi lo facciamo per puro divertimento. Assolutamente. E organizzare quello che hai organizzato tu insieme a Claudio. Io lo so, l'ho organizzato, l'abbiamo organizzato, ma non è facile. È per uno che il primo anno conduci la trasmissione televisiva e ti organizzi un bel evento, devo farti i complimenti. Allora grazie, Giovanni, grazie siccome la regia ovviamente mi scrive, no? Quindi so quello che dobbiamo fare in questo momento, ascoltiamoci la canzone di Arisa. Però ringraziamo Renato un secondo perché facciamo entrare Marta Sacco, quindi igienizziamo microfono e seduta. Renato, tu stai qui che poi rientri dopo, e lasciamo Claudio. Claudio, così Preparate da Renato praticamente. Intanto voglio, se la regia vediamo ci fa ascoltare, se ci fa ascoltare Arisa. Così sentiamo un po' com'è. Se ci alzano il volume così sentiamo Arisa. Prego signor, si accomodi. Questa è una canzone di Gigi D'Alessio. Sentiamo com'è, la possiamo anche ascoltare tutta, no? Sì, ascoltiamo certo. Tutta, va. Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante.
Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era quell'acqua, oggi solo vapore. Potevamo fare di più. A che serve cercare se non vuoi più trovare? A che serve volare se puoi solo cadere? A che serve dormire se non hai da sognare? Nella notte il silenzio fa troppo rumore. A che serve una rosa quando è piena di spine? Torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di mine. Sto annegando ma tu non mi tendi la mano. A che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o son nuda, se da sopra il divano più niente. Logicamente, ecco, questa è la lista, logicamente noi la possiamo ascoltare tutto per diritti Rai, possiamo andare pochi minuti, un minuto, ecco. Però intanto devo dire, in sottofondo io mi ricordo il primo Sanremo di Arisa, la prima intervista di Arisa la feci proprio io, infatti con lei mi leggo un'amicizia con Arisa, e devo dire che questa ragazzina quando arrivò a Sanremo il primo anno, che c'era il suo produttore della Sony, che mi pregava di intervistarla, che nessuno voleva, avere quegli occhioloni, non so se vi ricordate, quegli occhioloni bianchi. Cantava bianchi, Sincerità. Cantava Sincerità. E allora l'intervista gliela feci io come televisione privata, però, sto parlando. Era domanda, come nuova proposta. Una domanda a Marta, no? Perché Arisa poi è stato un personaggio che negli anni è cambiato, molto. No, è cambiato, ecco, stavo arrivando proprio appunto a lui. È come un ubaco da sera. Esatto, è molto estrosa Arisa, mi piace un sacco anche per i suoi make-up, sfoggia sempre rossetti particolari, anche questa sera il trucco mi piace tantissimo. Anche le unghie. So che le unghie è curato da Manola Spaziani, il trucco di Arisa, e che è assistente di Simone Belli, con cui ho avuto anche il piacere di fare un corso. Perché tu, Marta, sei make-up artist, lo diciamo per chi da casa ovviamente si è collegata adesso. Non l'avevamo ancora detto. Sì, sì. Però effettivamente no, all'inizio Arisa si presentava con queste gonne, no, molto ampie, e questo trucco com'era? Le labbra rosse, un po' anni 50 direi, che era il trucco del primo Sanremo di Arisa. Sì, poi ricordo i capelli, no? Anche no, molto corti. Poi la frangettina. Quanto è cambiato in questi anni? È molto, molto cambiato. Sanremo, cioè, in questi festival, sicuramente questi anni. Mi piace più ora, perché è più donna, diciamo. Qualche anno fa aveva assunto un look un po' più estroso, anche quando aveva tagliato i capelli corti. Ecco, ma tu diciamo che sei anche una donna innamorata. Sì, dovrebbe sposarsi. Sì, dovrebbe sposare a settembre, dicono. Ma tu che sei comunque una make-up artist, hai visto, no, cambiare tantissime persone, soprattutto col trucco. Il trucco, ecco, in questo caso, no, nel caso di Arisa, ma penso anche un po' come nel caso nostro delle donne, ma anche degli uomini, perché si truccano anche gli uomini. Sì, sì. Tipo Achille Lauro comunque. Esatto, che infatti lo commenteremo. Look. Una sera quest'anno. Ha un effetto un po' terapeutico, cioè quando una donna cambia spesso. Io ho avuto il periodo in cui magari mi truccavo di meno, il periodo in cui mi sono truccata un po' più strong. Io da truccatrice, io spesso invece vado in giro struccata, vedi? Uno, ecco, non lo direbbe mai. Ecco, e spiegami mai perché, ma perché io me lo sono sempre chiesta, una truccatrice in giro struccata non ha il tempo di truccarsi, come funziona? Un caso particolare, secondo me, dico sempre, la mia arte la dedico agli altri. Poi nel mio caso sarà che dopo anche una giornata, aver passato una giornata a truccare, poi non ho più la voglia di truccare me stessa. Però nonostante ami il trucco, ecco, mi piace dedicarmi agli altri. Però il trucco è un po' terapeutico, sì, no? Sì. Però so che Claudia di trucchi, truccata per venire qui in fondo. Io so che di Claudia di trucchi ne capisce, perché poi è un'attività di trucchi. Sì, sì. Ah, siete nel nostro settore, perciò anche lei ci potrebbe avere il giudizio su Arisa, sui trucchi, diciamo, il cambiamento. Che io, a differenza di Marta, giusto? Sì, esatto. Ho un negozio di make up. È partito da sempre questo amore, da quando ero bambina. Io le mie bambole le cercavo sempre di pettinare, truccare, poi uscivano un po' così, ma io ci provavo. Quindi è stata sempre una mia passione. Quando finalmente sono riuscita a diventare titolare del mio negozio, figuriamoci, per me è un parco giochi, non è un paese dei balocchi, perché io oltre a quello faccio anche servizi. Non
non sono ai livelli di Marta, assolutamente, sono piccola così in confronto, ancora devo fare tanta strada, ma è bello perché sono nel mio settore, in quello che mi piace, quindi per me non è un lavoro. Esatto, come esatto. Dice lei, truccare non per forza, poi noi dobbiamo truccare noi stesse, sempre perfette con il trucco, non è quello che differenzia una buona makeup artist da una magari un po' più così, anche perché l'arte la si fa attraverso di noi, non su di noi, vero? Concordo appieno. Volevo dire, abbiamo appunto due intenditrici di make-up. Sì, che è appena scesa Matilda De Angelis, una giovane attrice che in Undoing ha recitato, no? Quindi un successo internazionale, è una serie internazionale, esatto, con Nicole Kidman, e quindi è una di quelle che condurrà. È una delle donne, delle tante donne che condurranno, esatto, in queste cinque serate. Ecco, com'è il trucco di Matilda De Angelis? Com'è? Ecco, vediamo. Sembra un look molto naturale ma fresco, anche perché comunque lei è giovane, ha un bel viso, bei lineamenti, quindi magari non era il caso di appesantirla eccessivamente con troppo make-up, quindi mi piace. Anche mi il fard comunque molto rosato. Ecco, ma possiamo dare un consiglio, no Marta, visto che io sono un incapace di terra, di contouring, com'è che si dice? Contouring, sì, giusto? Contouring. Allora, com'è che si riesce? Ecco, io per esempio, no? Come mi sono truccata? Giusto così per capire, l'ho fatto da sola, ovviamente. Non è che. Benissimo, è molto naturale. Perché non mi so truccare in altri modi, no? Altrimenti. Ecco, però, com'è che si fa il. Lo diciamo dopo, anzi, facciamo. Perché dobbiamo così. Andare in pubblicità, no? Dobbiamo anche noi pubblicità. Abbiamo il nostro dovere, pubblicità.